Ehi, hey, la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita. Siamo di nuovo qui in questo bellissimo mondo. Io sono sempre Mazze Test e sono contentissimo di ritrovarvi di nuovo qui con me. Ho messo queste cose sulla parete, non è della muffa come potrebbe forse sembrare ai meno accorti, ma si tratta di una specie di liane, diciamo, una corda intrecciata fatta da liane. La scorsa volta, dopo il video, stavo cercando i fake block per vedere se avevo per caso una mod che mettesse dei fake block. E invece mi sono accorto che c'era una cosa molto più interessante, perché volevo mettere dei fake block per nascondere la scaletta della casa sull'albero. E ho trovato questa che è la rope, appunto, che sembra tipo una scaletta, ma è molto più abbinata, diciamo, su un albero. Quindi io direi che possiamo benissimo abbondare con le rope e fare una scaletta sull'albero con queste, al posto che tanto di jungle grass ne abbiamo un fracco. Come ne fate solo 8, ma non sarà difficile raccogliere dell'altro jungle grass, visto che cresce un po' tipo ovunque. Guardate, ce n'è già un fracco qua. Comunque, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì. Qua l'inverno si sta avvicinando, non so da voi, ma sta facendo sempre più freddo. Cioè, l'altro giorno uscivo in felpa semplicemente, adesso la giacca, la sciarpa, tra un po' prendere i guanti. Si avvicina l'inverno. Mia coinquilina diceva, ma è meglio in Spagna che ci sono 20 gradi sempre, tutto l'anno, non c'è neanche il riscaldamento perché non serve. Ma io invece sono dell'idea che fa bene il cambio di stagione. Cioè, a me piace il fatto di dover cambiare stagione, che c'è il clima diverso, che ci sono altre cose, si beve la cioccolata calda e tante care cose. Poi magari c'ho un iscritto brasiliano che invece per lui fa caldo tutto l'anno e vabbè, buon per lui. A me piace un po' così, diciamo, i nostri mesi d'inverno, che poi qua io sono al nord, abbastanza al nord dell'Italia, quindi sono più che altro, diciamo, 4 mesi d'inverno piuttosto che 3. E però diciamo che non me ne lamento, insomma. Facciamo altre 20, dovrebbero bastare 28, ma mi auguro di sì. Ah, tra l'altro ho preso anche un sacco di semi rompendo quelle jungle grass. E io direi che è decisamente tutto di un altro effetto. Storna molto di meno. Anche perché quella è molto più luminescente, tra virgolette. Quindi, secondo me è una bella cosa. Tra l'altro, credo sia della More blocks. No, no. Ma non ne sono sicuro. O della mod di Vanessa. E boh, non ne sono sicuro. Fatto sta che c'è. L'elenco delle mie mod che ho, mi pare di avervelo già detto all'inizio, primo periodo, ma non ne sono sicuro. Comunque, vabbè, se voi per caso aveste mai dei dubbi sulle mod, che mod ho installato, se volete consigliarmi delle mod, io sono sempre molto contento. Infatti una volta l'ho anche recensita, Alessandro potrà testimoniarlo, una mod sviluppata anche da lui, diciamo. Da Obsidian Pickaxe, che tra l'altro, se per caso qualcuno di voi non l'avesse già visto, può andare a controllare nei miei video passati. Si chiama Obsidian Pickaxe. Oh, guarda, qua stavo mettendo una. Stavo sprecando una liana. E me ne mancano ancora un paio, diciamo. Però tanto qua siamo pieni di. Guardate quanti fiori bianchi. Spreadano un sacco. Lo spread, lo spread. La signorina Merkel sarà contenta qua di tutto questo spread. Oh no, il signor Monti forse un po' meno. Ma tanto qua l'importante è che ci si diverte. Che ci si diverta. E che si stia bene. E che si abbia qualcosa da mangiare, ma dello spread, diciamo, non è che sia un
una di quelle cose gravi che ci rovinano la vita, insomma. Allora, vediamo. Sì, è tutta un'altra cosa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma secondo me è molto meglio così. Se voi preferite invece con le scalette, ditemelo pure. Visto che... Guarda che io dico sempre queste cose, ma... Secondo me, ragazzi, dovreste quando io dico queste cose, ma pensare subito a commentare. Poi al massimo mettete due commenti, non importa. Ma... È perché sennò altrimenti... No, qua lasciamo la scaletta, anche perché sennò dovrei fare altre liane, così va bene, dai. Sì. Mi sembra molto bueno. Sì, se mi butto da qua mi uccido proprio. Dovrei metterci, c'era una mod, mi pare, dei cuscini, per cui tu potevi atterrare senza prendere danno. Che non sarebbe niente male, anche perché per un sacco di cose... L'acqua non funziona più, Cribbio. Torniamo sempre sulla stessa storia del... Oh, il realismo, eccetera, eccetera. I surrealisti, eccetera. E balle varie. Comunque... A me non piace più di tanto sta idea, ma... Ne abbiamo già parlato nello scorso episodio, se non sbaglio. Quindi è meglio non dilurgarmi. Non dilungarmi oltre con... Oltre. Oltre a queste cose, scusate, sono dislessico, ragazzi, ma sono dormito abbastanza poco per questioni mie. Più che altro abbiamo perso un sacco di tempo io e Marco 88 a giocare a Euro Truck Simulator 2. Tra l'altro, potete andare a vedere sul suo canale il video che ho caricato di Euro Truck Simulator in cui ci sono anch'io, ma la mia parte non ho potuto caricare perché ha laggato a bestia e quindi niente, perché dovevo aggiornare il driver della scheda video. Tante balle, tante cose varie. Buonanotte, mi ha detto buonanotte, quindi vuol dire che è giorno. Allora, io ho farmato un po' di mese AFK. Ah sì, AFK, ma io ce l'ho con questa AFK off camera. AFK vuol dire che non sono a tastiera, no? Come faccio a farmare del mese se non sono a tastiera? Off camera non tantissimo perché ci va comunque una vita e mezza e devi sempre tornare qua a ricaricare. Probabilmente dovrò mettermi d'impegno, forse il prossimo episodio, a fare i macchinari dell'high voltage, diciamo. HV, vediamo cosa ci dice su HV. Sono tanto complessi. Battery box, fuel fired, query. No, ma io voglio vedere gli altri, scusa un attimo, tipo furnace. Ce l'abbiamo la furnace high voltage. High voltage furnace. Fuel fired, low voltage, medium voltage. No, non c'è neanche la high voltage. Però mi servirebbe un impiantozzo proprio per la ricarica degli oggetti, ma magari farmene un paio. Si vedrà. Comunque, detto questo, noi dovremmo andare a fare quel bel sistema di Nodebreaker. Per cui abbiamo bisogno di... Mi dimentico sempre. Qua sono 10 per fila, no? 10 per 1, 2, 3 e 3, 6, 60. Sì, 60 per 3 erano 180, infatti. 180 non ce ne sono assolutamente perché dovrebbero essere tipo due stacchi o uno stacco e qualcosa. Però potremmo già iniziare a fare una fila di Nodebreaker, insomma. Allora, rimettiamoci all'opera cercando i Nodebreaker famosissimi che io non mi ricordo mai come vengono craftati. Allora, del legno ne abbiamo abbastanza in abbondanza. Devo andare a prendere della stone, pistoni e mesecon. Allora, noi iniziamo con due file, quindi facciamo... 20 pistoni. 20 pistoni si fanno come? Con 20 mese, con 20 di ferro e il resto dovremmo avercelo. Allora, 20 di ferro, 20 di mese, con facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a craftare. Sì, però no, ho bisogno di molto più legno, perché ho bisogno di 20 per 3,
che vuol dire 60. Ok. Vediamo. 1, 2, 1, 2. Perfetto. Poi di cobblestone. Naturalmente non ho abbastanza cobblestone. Adesso andremo a prenderla. Qua facciamo 1, 2 e 1, 2. Cobblestone non dovrebbe essere un problema, anche perché sono andato a minare un altro po' e di cobblestone se ne genera sempre un sacco scavando. Anche con il prospector, perché comunque bisogna eliminare un sacco di cobblestone prima di arrivare a dove vogliamo arrivare. La nostra casetta sull'albero. Sì, tutto un altro effetto, guardate. Sì. Sono molto contento, mi piace molto di più così. Allora, 20 e 20. Tra l'altro, ragazzi, ho un male cane al mignolo a guidare su Euro Truck Simulator. Ah no, però questo li fa il doppio, quindi ne avrò bisogno solo di 10 in realtà. Ecco, va bene, ho presi 22. Vabbè, tanto serviranno per fare anche gli altri. Allora, adesso abbiamo bisogno di invece delle. Di 20 mesicon. E perché non ho preso la stone? Sono proprio tugnissimo. Allora, andiamo a prendere la stone. Quella pianta là è mezza sfappata, lo so, perché quando ho usato l'ascia là. Lascia la doppia là. È rimasto. Cioè, ha tagliato una parte di quella, ma non l'ho poi finito. Allora. 1, 2, 3, via. Dai, porta. Oh, che poi tra l'altro perché torno qua? Che non mi è indispensabile stare qua. Nel senso, io ho tutto quello che mi serve. Devo fare 20 stick, quindi 5. 5 per 4, 20, no? Sì, ma no, nemmeno ne servono 40. Perché sono 20 e 20 e mi mancano 20 pezzi di mese. 3, 4, 5. Questi 30. Via! Così, tra l'altro non mi ci staranno mai 20 mese pickaxe nell'inventario. Ah no, in realtà sì. Posso sfruttare gli zaini. Posso sfruttare gli zaini. E guarda, qua ce ne stanno già 13, quanti? Sì, e adesso andiamo nello zaino, ne metto uno. In questi momenti odio lo shift, cioè invidio un sacco lo shift click di Minecraft. Che ti sposta direttamente l'oggetto senza dover fare. Avremmo già finito con shift click. Vabbè. A questo punto copia tutto, ma mancano i pezzi di legno. Quindi, uno, due. Ci vuole un attimo a fare queste cose. Forse sarebbe stato meglio un autocrafting, ma con gli autocrafting qua mi trovo sempre un po' male. Non nel senso che non mi piacciono, ma nel senso che è una modalità un po' lenta, diciamo, come autocrafting. Non so poi se voi utilizzate l'autocrafting qua, fatemi sapere anche cosa ne pensate voi dell'autocrafting. Se lo usate qua o se lo usate su Minecraft o se lo usate su. No, beh, altri giochi credo che non ci interessino in questa sede. Ecco qua. Tra l'altro mi è dispiaciuto un sacco, non sono riuscito ad andare quest'anno al Lucca Comics.
Non so se qualcuno di voi ci è andato, l'anno scorso io c'ero andato ed è davvero una bellissima manifestazione, sono stato davvero contento di andarci l'anno scorso, ma quest'anno purtroppo per questioni scolastiche e questioni organizzative e questioni pecuniarie, diciamo, è saltata, ho dovuto saltare quest'anno. Però, GG. Appunto, se qualcuno di voi è andato, sarebbe carino sapere com'è andata, che cosa si è portato di interessante a casa. L'anno scorso io avevo comprato uno di quei cappellini di Ash. Avete presente quelli che hanno tipo tutti? Cioè, l'anno scorso c'erano quelli col cappellino di Ash o quelli con il cappellino di Teemo? Teemo, quello di League of Legends, non so se conoscete. E boh. E io ho preso quello di Ashe perché Teemo è un po' odioso come champion. Non mi piace come champion. Allora, adesso non mi ricordo mai come devo piazzarlo. Perché appunto se lo piazzo così. No, devo piazzarci un blocco dietro. Potrei benissimo mettere i nostri tube, pneumatic tube. Quanti ne abbiamo? 14, ma non è un problema perché qua abbiamo della plastic sheet e quelli, se non sbaglio, si fanno con questo modo. Sì, infatti, 60 ne ce ne sono. Un altro po', perché tanto ce ne serviranno parecchi. Ok, 84 mi sembra un buon inizio. È rimasta la porta aperta. Si chiude. Perfetto. Perfetto. Allora, se io mettessi questo così. Sì, poi dopo scaverò anche giù sotto perché effettivamente avevamo detto che lo facevamo andare di giù sotto. Poi voglio vedere se per caso si può far passare il segnale di redstone da sopra, cioè di redstone di Mesicon, diciamo. Allora, tipo fare una leva qua che poi li attiva tutti. Potrei fare allora qua 2 3 1 2 3 Ok, perfetto. Se li faccio scendere là, poi dopo dove li raccolgo? Li raccolgo in una chest qua. Unisco quelli che arrivano da qua agli altri, che sono 1, 2, 3, no? Sfido un Kaiser, ma credo di sì. Proviamo a fare il percorso da qua. Allora, questo non ci serve per ora. Sì, è vero, ho una pala, ragazzi. No, ecco, era uno in meno. Allora, sistemiamo i danni. Possiamo fare i collegamenti da sopra. Perché tipo allora qua no. Ecco perché non utilizzo la pala, è troppo potente. Ok, e quello c'è già. Quindi allora facciamo che piazzare già. Vabbè. No, devo uscire di là. No, mi sono bloccato dentro. Oddio. Eh no, però aspetta, qua devo mettere il
Devo mettere il passaggio perché sennò. Poi qua lo chiudo in modo da non lasciare troppi buchi. Ok, così mi piace di più. Che passino proprio giusti giusti, insomma. Mentre allora qua deve arrivare la cesta. Là sopra ci sarà la cesta, quindi così. Naturalmente non riesco ad arrivare a questo. Però ho paura che là ci sia. Vediamo se riesco a. Ok, perfetto. E qua sì, facciamo così. Tanto come unico inventario troverà quello là della cesta, no? Quindi allora pezziamo qua. Dovrebbe funzionare, poi adesso vedremo una volta all'opera. Allora, là sotto abbiamo collegato tutto. Quindi potrei chiudere anche qua. 1, 2. 2. No! Stupido pezzo di dirt! Sti pezzi di dirt del giorno d'oggi. Ok. Sembra buono. E qua facciamo una cesta, diciamo, a. Che poi non è neanche indispensabile, scusa, questo pezzo qua. Perché tanto quello si congiunge già direttamente. Ok. E adesso dobbiamo andare a vedere con i Mesecon se per caso possiamo piazzarli lì sopra e se ricevono il segnale da sopra, diciamo. Sì, ci basta una leva perché quelle non crescono, insomma, regolarmente come fanno invece le canne da zucchero. No, non volevo fare così. Quindi basta una leva perché appunto sarà una farm semiautomatica. Quando tutto sarà pronto qua, diciamo. Ok, dovrebbe andare. Però temo di non avere una chest con me. Devo fare una chest veloce, 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 veloce. Allora, tu, 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 tu. Una, sest, sest, sest. E la infiliamo qua. Ora, se io mettessi una leva qua. Perché me lo sputa qua? Non dovrebbe sputarlo qua. Cioè mi ha sputato tutto in questa direzione. Forse dovrei fare gli One Direction. No, One Direction nel senso di One Direction, quelli che dite voi. Ah, i semi invece stanno uscendo. Ma. Sta facendo uscire dappertutto tranne che mandare nella cesta. O nella cesta anche sta mandando. No, mi ha dato anche nella cesta, ma a random. Dovrei mettere quelli con una direzione unica. Allora, adesso ripiantiamo tutto qua. Ma, quanti cavolo di. Mi ha dato pochissimi. Semi, ragazzi. Ah, no, perché sono qua. Scemo che sono. E poi per carotto, solo quelli. Allora, poi qua potremmo benissimo mettere il Mesecon, dopo per il resto. Forse a questo punto. Cosa vuol dire? Forse a questo punto rimane. Non mi piace fatto così, scusa un attimo. Se io facessi. LOL, se mettessi invece un blocco.
Forse esteticamente viene più carino. E mettessi questo. No. Non si collega. Forse c'è bisogno di uno in più. Tipo così. Così funziona. Funziona, che cazzo? E vediamo se va il segnale, va? Sì. Così posso metterlo anche dietro e risulta esteticamente apprezzabile, diciamo. Tipo così. E poi dopo noi per seminare passeremo da sopra. No, possiamo anche passare da là. Tanto nulla ce lo impedisce, insomma. Sì. Quindi allora i semi me li hai sparati. Quindi adesso rimettiamo i semi a posto. Ok, ha farmato tutto molto rapidamente. Però sta sparando tutto qua. E non là nella chest. È un po' un piccolo problema. E qua il grano. Come si fanno allora? Pipeworks. Li ho utilizzati per... Ah, ho bisogno di un mese crystal, ma porca miseria. Un mese crystal e plastic sheet. Plastic sheet si fa con le foglie, infatti. Foglie dovrei averne abbastanza perché con la farmina là siamo a posto. Perché allora... Allora, infatti, prendiamo un po' di foglie qua. E facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuociamo questa roba, no? Nel grinder. Qua. Cuociti! Sortiamo sta roba perché qua non c'è più un Kaiser di niente, no? No, infatti. Ci sono quelli normal, very, very normal people. Allora, qua è uno stick. Lo stick ce l'abbiamo? No, ce lo craftiamo subito. E facciamo quindi così, così e gli sheet, che sono 2, 3, 4, 6, 6, 7. E vediamo ora. Proviamo a vedere con il one way tube. Ora se risolve il tutto, credo che sia da un'eternità che sto registrando. Allora, se io facessi... Ah, però questo... È vero. È vero che quello... Va solo dritto, non può congiungere le altre cose. Cioè, se l'ho detto qua... Eh no, va in un'unica direzione. Il che può essere un problema, ma perché non vanno da quella parte? No, qua sfasci tutto con un semplice click. Forse perché non gli piace andare giù di qua. Però no, perché alcuni ci vanno invece. Alcune cose arrivano là. Adesso possiamo provare a fare di nuovo una prova. Quante volte ho detto qualcosa con un suffisso prov. Forse un po' troppe. Però allora, vediamo un attimo. No, così, 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 così.
Adesso dovrebbe tipo raccogliere solo i semi, no? E me li sputa qua? O li mette nella cesta? Quelli vanno là, ma altri vengono droppati di qua, ma perché? Ah, anche qua, no? Visto, vengono droppati un sacco di qua. Tornano indietro e vengono droppati qua. Ma non voglio che li droppi qua. Anche perché poi li droppa qua, ma a caso, a random, cioè. Oddio, c'è qualcosa che non quadra. Però non posso neanche mettere un. A meno di dover mettere un sorting pipe, però mi sembra assurdo. Crossing, questo non mi ricordo cosa che è. Sono dei pneumatic tube messi insieme. No, cos'è questo? Detector tube, non mi interessa. Pneumatic tube, proviamo a vedere. Scusa, questo che cosa ci dà? Uno, ecco, da ce n'è uno. Vediamo un attimo cos'è. Questo. Sì, ma se io volessi configurare, non lo voglio così. Voglio che. No, proviamo un attimo. Magari funziona, eh. Come tubo finale, diciamo. Ha sparato qua. E adesso che arriva qua quello? No, lo risputa qua. Quindi non ho cambiato assolutamente nulla. Ma se io gli dicessi a questo, gli dicessi co. No. Me lo mette sempre nelle stesse direzioni. E non risolve comunque nulla. Non mi serve un teleporter, neanche un sorting. Cioè, un sorting. Sì, ma no. Cioè, se si posso risolvere con un sorting, ma non voglio fare una roba del genere. Conducting. Questo forse è quello che conduce anche la. Infatti. Il segnale di Mazecon. Detecting pneumatic tube segment. Ragazzi, la questione è più complicata di quanto sembrasse. Quindi io direi che, visto che. Quante volte ho detto che l'episodio si è protratto di sicuro per parecchio tempo, è ora di andare alla fine dell'episodio. E io, come al solito, mi sono dimenticato di controllare chi ha vinto la scorsa settimana. Di conseguenza, devo andare a vedere un attimo. Tipo su internet, che dite? Allora, tra l'altro qua